Circolo culturale anticonformista, Andreani. Radio Pensiero Libero. La web radio libera, contro il pensiero unico e la disinformazione. Buon 24 maggio a tutti. Questa è la prima trasmissione dell'emittente Radio Trieste Libera del Movimento Trieste Libera. Incominciamo le trasmissioni con questa rubrica mia, sono Paolo Parovel, ci conosciamo già dai 18 anni di trasmissioni, la trasmissione L'Altra Trieste di Radio Opcine, testata che non ripetiamo, L'Altra Trieste, perché è stata abusata da un partito politico locale. Questa rubrica si chiamerà La Voce di Trieste, come il giornale che dirigo, così come dirigo la radio, Trieste Libera News. Ci sentiamo di nuovo alla radio dopo tanti anni. Io spero che i nostri ascoltatori, che ogni tanto mi incontrano per strada, mi chiedono quando ricominciamo le trasmissioni radio, adesso saranno finalmente soddisfatti. Radio Trieste Libera comincia appunto con questa trasmissione, La Voce di Trieste, che sarà in questa rubrica, che sarà quotidiana e per circa un'oretta, più o meno secondo gli argomenti, vi intratterrà con i commenti sulle questioni della giornata, sulle questioni quotidiane, desunte dalla stampa e dagli eventi dei quali veniamo a conoscenza anche con le nostre inchieste che voi conoscete già dalle testate appunto della Voce di Trieste e di Trieste Libera News, sia in rete che a stampa. Quest'oggi, 24 maggio, come sapete, è una data speciale e non è un caso se incominciamo le trasmissioni in questa data, perché è la data in cui le autorità italiane amministratrici di Trieste hanno pensato bene, anzi male, di celebrare niente meno che il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. E faremo alcuni commenti su di questo. Ci sono anche questioni economiche urgentissime da trattare. Domani tratteremo infatti del buco di bilancio da 2 milioni scoperto al comune di Trieste, risale ad alcuni anni fa, ma forse per effetto di investimenti avventati, forse non è l'unico buco di bilancio che il comune ha finora nascosto. E parleremo anche della denuncia di 1 miliardo di buco di bilancio in Mediocredito che Paolo Rumiz ha fatto sul Messaggero Veneto qualche settimana fa, con una lettera che il Piccolo poi non ha pubblicato, affermando che il Messaggero Veneto l'aveva pubblicata per primo, quindi non c'era più la contemporaneità di pubblicazione, che può valere per qualche giorno, ma non valeva più per la pubblicazione ovviamente nei giorni successivi, vista la rilevanza della questione, perché se la Regione ha attraverso l'istituto di credito a cui partecipa per oltre il 50% un buco da 1 miliardo, siamo più o meno nelle condizioni della Carinzia, di cui anche parleremo. Parleremo anche di come il quotidiano Il Piccolo, non avendo pubblicato la lettera drammatica, chiarissima dal punto di vista giornalistico, di Paolo Rumiz, ha invece scritto dell'argomento, ma lo ha fatto stemperando la notizia in lunghi articoli dai quali non si capisce che ci può essere questo buco da 1 miliardo e che comunque Mediocredito Regionale ha ammesso degli scoperti per 750 milioni di euro. Non sono bazzecole, 750 milioni già. Parleremo di queste cose, parleremo della assoluta incompetenza dei nostri politici comunali a capire che cos'è il commercio e quali sono le esigenze del commercio, con la mania delle chiusure, delle pedonalizzazioni a tutti i costi delle strade di Trieste, come se bastasse pedonalizzare una strada perché la gente vada a comprare nei negozi che ci sono. La gente, se questi politici dissennati e incompetenti non se ne sono ancora resi conto, non va a comprare nei negozi per un motivo molto semplice: che mancano i soldi, che manca il denaro per comprare, ormai a decine di migliaia di famiglie, anche l'essenziale, non soltanto il superfluo.
E se mancano i soldi, sapete, non è che si può andare a comprare per i negozi, si può fare al massimo una bella passeggiata, una promenade fra le belle vetrine, a vedere cosa si potrebbe comprare se avesse il denaro per farlo. Decine di migliaia di famiglie e di persone a Trieste sono ormai alla fame, e questo bisogna dirlo, il piccolo non ve lo racconta. Le pedonalizzazioni quindi servono soltanto a dare appalti agli amici costruttori, perché questa è la verità, e a rovinare un sacco di negozi. Se uno ha i soldi per comprare una cosa, ma va a comprarla anche arrampicandosi in mezzo al traffico dei camion, se gli conviene comprarla in quel negozio e se ne ha bisogno. Siamo governati al comune d'altrove da persone che non hanno evidentemente il senso della realtà, o perché non hanno mai lavorato nei settori fondamentali della produzione, del commercio e del terziario, o perché semplicemente non hanno la capacità di comprendere queste cose o non ne hanno la volontà. Dicevo, parleremo domani di tutti questi problemi economici ed anche di altri. Oggi però, 24 maggio, lasciateci parlare della cancellazione della memoria che è stata fatta alla nostra città e alla nostra gente, cancellazione della memoria di cui questa celebrazione vergognosa, vergognosa, infame, grottesca del 24 maggio è il simbolo forse più eclatante di questi ultimi anni. Perché forse il più eclatante? Perché nessun paese civile al mondo celebra l'entrata in guerra, celebra la fine della guerra, celebra la pace. Non solo, questi stanno celebrando l'entrata dell'Italia in una guerra di aggressione, col solito sistema italiano dell'aspettare una guerra che cominci, cercare di calcolare chi vince e chi offre di più in preda bellica, quindi in saccheggio di beni altrui, ed entrare poi in guerra a fianco di quello che si pensa sia il vincitore, tranne poi, come è successo nella Seconda Guerra Mondiale, aver scelto il presunto vincitore sbagliato e fare un voltafaccia all'ultimo momento per affermare di aver vinto comunque la guerra perché si è passati dalla parte del vincitore. Il fatto che prima si sia stati alleati dei nazisti nel rovesciare mezza Europa, nell'aiutarli nel genocidio della Shoah, nell'aiutarli in tutti i crimini possibili e immaginabili di guerra e di pace che hanno commesso, questo improvvisamente dovrebbe venire cancellato dal fatto che si è cambiato fronte. Questa è la morale, non la morale militare, questa è la morale politica della classe politica italiana, che se andate a leggervi il breviario di vita italiana di Prezzolini scritto nel 1917, lo trovate in rete, scoprirete questa classe politica sempre uguale, con gli stessi difetti. Ora, che cosa stanno celebrando costoro? Stanno celebrando, in realtà, anche in buona fede, non lo discutiamo, perché le persone ignoranti, fanatizzate, disinformate, imbottite di propaganda sono purtroppo tantissime, e questa propaganda che è stata martellata nelle teste per decenni e decenni, dalla prima guerra mondiale in poi ed anche nel dopoguerra, non è stata mai contrastata, anzi non solo non è stata mai contrastata da mezzi culturali efficaci, salvo qualche film, qualche libro a spizzico magnifico, ebbene, ma anzi è stata rilanciata negli anni 90 dalla conversione nazionalista del PD, il Partito Democratico Italiano, l'ex Partito Comunista, che si è alleato ai neofascisti di Fini, va bene, con la soluzione del problema, va bene, di riversare tutte le possibili colpe della resistenza sulla parte jugoslava, no? Scaricandone completamente quella italiana. I due hanno fatto un armistizio, si sono messi fra neofascisti ed ex comunisti e si sono messi a fare nazionalismo a tutto spiano, come nei primi anni del dopoguerra, ma in forma ancora più subdola, perché con un avallo da sinistra. Ma qui andiamo a sconfinare nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Torniamo alla prima. Cosa è successo nella Prima Guerra Mondiale? Che una classe politica italiana che a 60 anni dalla formazione dello Stato nazionale italiano
nei modi sbagliati che sappiamo, con le armi invece che come una confederazione, era già una classe politica di straordinaria corruzione, di straordinaria rapacità e anche di straordinario cinismo. Ecco, quella classe politica ha gettato il popolo italiano a un anno dall'inizio della guerra nel macello di popoli che era la prima guerra mondiale, e ce l'ha gettato per che cosa? Per andare a occupare terre che non erano sue, per andare a occupare il Porto Franco internazionale di Trieste che gli serviva, poi anche Fiume perché puntavano anche a quello, l'Istria, la Dalmazia, il Goriziano, il Friuli austriaco, il Trentino e il Sud Tirolo, che ambedue formavano il Tirolo meridionale, terre che erano abitate anche da italiani, ma non soltanto, perché erano abitate da persone di lingua tedesca, di lingua slovena, di lingua croata. Trieste è una città multiculturale straordinaria, dove la lingua italiana serviva da coinè, da lingua comune, più che altro serviva il dialetto triestino da lingua comune, ma non aveva una connotazione nazionale, tranne che per piccoli gruppi di nazionalisti e di irredentisti. L'Italia è entrata in guerra, ha buttato, ha mandato al macello la propria gente per conquistare queste terre che non erano sue, nelle quali poi nei 27 anni successivi, perché tanto è durata l'occupazione italiana di queste terre, fra occupazione militare ed annessione, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, terre dove poi ha commesso crimini di tutti i tipi. Crimini che sono andati dalla persecuzione degli oppositori politici, alla persecuzione e alla discriminazione degli sloveni e dei croati, degli ebrei, dei rom, alla collaborazione con i nazisti e chi più neanche ne metta, con campi di concentramento, con violenze spaventose, con assassini, dei quali poi è stata fatta una rimozione accuratissima per far vedere che tutto quello che viene da parte italiana, ma italiana non come popolo, italiana come regime politico. E su questo concetto di regime politico italiano adesso ritorneremo fra un attimo. Tutto quello che abbiamo fatto da loro è giusto, è buono, è legittimo, mentre gli altri sono tutti quanti barbari assassini. Mentre a volte la verità è l'esatto opposto, i barbari assassini sono loro. Ora, perché si può parlare di un regime politico italiano costante in Italia dalla fondazione del Regno d'Italia in poi? Perché si tratta in realtà, se andate a vedere bene, di una stessa classe politica che si è riciclata attraverso regimi che avevano una faccia diversa, da quella prima monarchico-liberale a quella fascista a quella post-fascista democratica, che ha avuto probabilmente un unico momento di luce immediatamente dopo la guerra, quando sono andati al potere i protagonisti della resistenza, che erano gente povera, modesta, piena di ideali, anche contrapposti, comunque sostanzialmente onesta, che ha cercato di fare del suo meglio. Sono bastati 10 anni e si è ricaduti in mano della vecchia camorra d'affari, di potere e anche di malavita, che poi ha caratterizzato la vita politica italiana fino ad oggi e della quale vediamo oggi gli ultimi risultati nel degrado assoluto del paese. Degrado economico soprattutto, ma anche degrado etico a tutti i piani, su tutti i livelli, con dei politici che sono semplicemente dei tromboni più che mai, e oltre a rubare in continuare a rubare in politica come quelli di prima, nemmeno producono. La vecchia classe politica della prima repubblica, che tanto deploravamo giustamente, rubava ma almeno un po' produceva, questi nemmeno producono nulla. Ora, all'inizio della prima guerra mondiale, quando in Italia si discuteva se entrare o no in guerra, questa era la classe politica italiana, era quella dei grandi scandali, della Banca Romana, tutte cose che oggi non vi raccontano più, era una vera e propria sentina di corruzione. Questa sentina di corruzione ha raccontato al popolo italiano che queste erano terre irredente, non era vero niente, tant'è vero che qui il 99% della nostra gente, allora triestini, istriani, fiumani, dalmati, goriziani, friulani orientali, della nostra gente dei territori occupati, insieme a tutta la popolazione slovena e croata, agli altri popoli dell'impero d'Austria e del regno d'Ungheria, ebbene, il 99% dei trentini, il 100% dei sudtirolesi,
hanno combattuto per l'Austria nella prima guerra mondiale, non per l'Italia. Cosa ci viene a raccontare questa gente? Adesso dicono i nostri soldati, certo, i nostri soldati però per noi erano quegli altri. Per Trieste, Caporetto, non è stata una sconfitta, è stata una vittoria, perché ci ha allontanato, i nostri soldati erano i soldati austro-ungarici, e Caporetto ha allontanato da Trieste il fronte per altri 2 anni, fino a 1 anno e mezzo, dai, fino alla fine della guerra. Fronte che significava qui a Trieste sentire le cannonate di Punta Sdoba che colpivano fino a sul Carso, e significava gli aerei italiani che venivano a bombardare la città di Trieste facendo centinaia e centinaia di morti. Andatevi a vedere in cimitero i monumenti di quei morti. Gli aerei che oggi ci vogliono far volare sulla testa a Trieste della prima guerra mondiale, quegli aerei, le evocazioni, i caproni, eccetera, caproni è un aereo e non è un animale, quelli ci venivano a bombardare. Se non ci fossero state le squadriglie di idrovolanti del barone Benfield, Gottfried von Benfield, e dei suoi valorosi altri ufficiali piloti, Trieste sarebbe stata non certamente rasa al suolo con i mezzi d'allora, ma invece di avere centinaia di morti ne avrebbe avuto migliaia, perché era continuamente insidiata dai bombardamenti degli aerei italiani e francesi. Questo non me lo raccontano i presunti liberatori o redentori poi. Insomma, hanno raccontato questa storia della redenzione al popolo italiano per mandarlo in guerra. Redenzione è come se fossimo dei peccatori, cioè in questo termine di redenzione c'è un equivoco spaventoso tra il significato di redimere, ricomperare, riacquistare in latino, e il significato religioso di redenzione, come se fosse una macchia il fatto che noi fossimo da mezzo millennio con l'Austria, dopo la dedizione spontanea, volontaria del 1382, come se l'Austria non avesse fatto le nostre fortune, come se non fosse stata allora la nostra patria. E oggi ci vengono a raccontare che qui eravamo tutti redentisti, che i nostri soldati erano quelli italiani. No, erano quelli che ci sparavano contro, che sparavano contro la nostra gente. Oggi il Piccolo pubblica, 24 maggio, la foto dell'incendio del Piccolo, e da giorni si lamentano del fatto che il 24 maggio del 15, alla notizia dell'entrata in guerra dell'Italia contro l'Austria, siano esplosi a Trieste dei tumulti di popolo, sia stato bruciato il Piccolo e devastate altre sedi degli irredentisti. Ma guardate, è il meno che poteva succedere. E il fatto che si è una popolazione civile è dimostrato dal fatto che non è accaduto altro. E come volete che reagisse la popolazione triestina quando noi avevamo da 1 anno la nostra gente che combatteva e moriva in Galizia con l'Italia alleata, e in quel momento ancora neutrale, insomma, anche se potenzialmente alleata, e scoprire che improvvisamente il vostro vicino, quello con cui eravate in contatto, in collaborazione culturale, d'affari, di vita civile ogni giorno, da sempre, quello di cui buona parte di noi parlava anche la lingua, ci accoltella la schiena, come fece poi con la Francia nella seconda guerra mondiale, e ci accoltella alla schiena e ci aggredisce e comincia a spararti addosso. Comincia a sparare sulla nostra gente che è al fronte e che da quel momento dovrà scendere dalla Galizia anche sul fronte dell'Isonzo ad essere impegnata anche lì, contro i nostri fratelli sloveni, croati, ungheresi, austriaci. Ma come pensate che si possa reagire? Far manifestazioni di gioia, non so, approvare una cosa del genere, è una follia. Per comprendere i fatti storici bisogna calarsi nella verità storica e nel momento, nella mentalità del momento e dell'epoca, non correre dietro le propagande. L'altro giorno sul Piccolo ci raccontavano, sì, che la guerra è servita a forgiare, a far conoscere le parti diverse, le classi diverse della popolazione, perché tutte quante fuse nell'esercito. Ma fuse, ma che nell'esercito? Fuse nel massacro, fuse nelle trincee, nel sangue, tra i topi e gli escrementi, gente, padri di famiglia, giovani, mandati a morire nelle trincee, messi in divisa e mandati con il fucile in mano. È successo, me lo raccontavano amici ai loro nonni, in Sardegna addirittura, presi di notte dalle loro case, imbarcati sul traghetto, messi sulla tradotta, 2 giorni dopo erano sul fronte senza aver mai messo né una divisa né visto un fucile prima, e mandati poi agli assalti come sappiamo.
Ora, vedete, vantarsi di tutto questo è veramente una vergogna, è indicibile ed è un'offesa all'onore militare. Ecco, noi abbiamo sempre sperato che l'onore militare sia un valore anche tra avversari. Ora, che i nostri soldati fossero gli avversari di allora dell'esercito italiano è evidente. Che fossimo noi gli aggrediti e loro gli aggressori è anche evidente, anche se guardate, paradossalmente, a furia di propagande, buona parte dell'opinione pubblica italiana è convinta che sia stata l'Austria ad aggredire l'Italia. C'è anche la canzoncina lì del 24 maggio, in Piave Morvorava, da cui ha preso lo spunto questa manifestazione dell'esercito con la maratona attraverso tutta Italia per arrivare a Trieste, che parla di far fronte allo straniero. Ma come far fronte allo straniero? Intanto noi eravamo a casa nostra, non eravamo stranieri. Dopo siamo diventati stranieri a casa nostra, per colpa di questi signori, no? Per colpa di come hanno trattato queste terre il regime italiano attraverso i diversi cambiamenti di casacca e di camicia nera o bianca. E noi eravamo appunto a casa nostra. Eravamo noi a doverci difendere da costoro, a difendere dallo straniero. C'è un famoso aneddoto, sapete, vero, si sa anche il nome del protagonista, è uno che stava lì sul ponte di ferro di Servignano quando sono arrivate le prime truppe italiane nel 15, arriva un ufficiale a cavallo e gli dice: scusi buon uomo, il nemico è lontano. Quello lo guarda e dice: no, mi scusi signor tenente, è vicinissimo, il nemico siete voi, no? Sembra banale, ma è un po' una sintesi di tutta una situazione che oggi bisogna finalmente di nuovo capire, di nuovo comprendere recuperando la nostra vera memoria storica. Adesso io potrei farla molto lunga, ho qui anche, vedete, i nomi di nostri decorati, di nostri caduti austro-ungarici. Nei giorni scorsi l'esercito ha avuto il cattivo gusto di far fare ai bambini delle scuole, come si usava sto il fascismo, un compitino sugli eroi irredentisti di Trieste a cui sono intitolate le loro scuole. Vabbè, perché le loro scuole non sono intitolate agli eroi che hanno difeso triestini, che hanno difeso la loro patria di allora, l'Austria-Ungheria? Non ce n'è neanche una. Eppure gente che si è meritata valanghe di medaglie, che ha commesso valanghe di atti di coraggio, e che come tutti gli altri ha avuto anche gente che ha avuto anche paura. Alcuni si sono trovati riconosciuti forti in quella situazione terribile della guerra, altri si sono riconosciuti deboli e vanno compresi. Oggi noi possiamo anche capire chi allora ha disertato, è andato a combattere da parte italiana perché credeva che l'Italia fosse chissà che meraviglia e miraggio e non fosse invece quello che si è rivelata oggi. Ma oggi sostenere che quelli avevano visto giusto, erano dalla parte della ragione, insomma, signori, signore mie, è una follia. Questa è demenza politica, non è più nemmeno propaganda, perché una persona sensata oggi, nel 2015, si deve rendere conto che a 100 anni di distanza i valori che quella guerra ha dimostrato giusti, e questa è l'unica morale che possiamo trarre da quella guerra, erano i valori impersonati all'Austria-Ungheria, quelli della pace, della multinazionalità, della multiculturalità, del rispetto di tutte le religioni, compreso l'Islam. Tra l'altro qui a Trieste avevamo una moschea allora anche, e quello del rispetto della legge, della legalità. Oggi vediamo il vero volto, l'abbiamo visto in più versioni, dalla versione dell'immediato dopoguerra, alla versione fascista, a quella post-fascista, a quella della corruzione degli anni 70-80, a quella della corruzione e dell'antidemocrazia che sta montando adesso con questo stranissimo Partito Democratico di Renzi. Va bene, questi volti li abbiamo visti tutti i volti possibili, spero che non ci tocchi vederne ancora altri. Ora, vedete, perché è importante recuperare questa memoria? Scusate se l'ho fatta lunga, ma l'indignazione di fronte a queste cose prorompe. È importante recuperare la memoria perché, come sempre per gli esseri umani, dalla capacità di corretta memoria deriva la capacità di corretto comportamento nel presente e per il futuro.
Se voi pensate di essere sul terreno solido e siete nella palude, affonderete. Dovete capire che è una palude e dotarvi dei mezzi per poter sopravvivere nella palude, per poterne uscire e tornare sul terreno solido. Oggi i mezzi per tornare sul terreno solido e l'obiettivo per farlo a Trieste li abbiamo. Questi militari che sono venuti qui hanno fatto anche una scena grottesca dei lagunari che sono sbarcati lì davanti a Piazza Grande in acqua con le mitragliette appostandosi, insomma una cosa, guardate, ci sono le fotografie, guardate, ve le troverete in rete, non sto a descrivere ancora la vicenda, va bene? E oggi questi militari che arrivano qui violano non soltanto il buon senso, la storia, la verità, anche inconsapevolmente, ripeto, perché probabilmente nessuno gli ha spiegato come stanno le cose veramente, violano anche il diritto internazionale di diritti noi triestini di oggi, perché violano la smilitarizzazione e neutralità del territorio libero di Trieste stabiliti dal Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, quello che ci ha resi territorio libero di Trieste, che ci ha dato un porto franco internazionale, che poi ha prodotto, ohimè, con il memorandum di Londra, l'affidamento dell'attuale territorio libero di Trieste all'amministrazione fiduciaria italiana, la quale ci ha spolpato al massimo e sta cercando di finire di spolparci il porto franco e l'economia per favorire i porti italiani. Cose di cui parleremo nelle prossime trasmissioni in maniera approfondita. Ora, oggi noi abbiamo questo compito di fronte concreto ed è una questione economica e sociale, non è una questione politica o ideologica. Noi non vogliamo male all'Italia, agli italiani, a nessun altro, ma vogliamo i nostri diritti, abbiamo diritto al nostro presente, al nostro futuro, ad una vita dignitosa, con il nostro porto franco, con la nostra entità di Stato del territorio libero di Trieste. Abbiamo di fronte questo compito, ma come facciamo ad adempiere questo compito se abbiamo ancora la testa piena di propagande sulla presunta italianità, sulla Prima Guerra Mondiale, sulle ingiustizie della Seconda e via di seguito? Secondo la versione nazionalista italiana, quando il nazionalismo italiano è stato il principale nemico ed è il principale nemico del territorio libero di Trieste. E con questo vuol dire che è il principale nemico del nostro lavoro, della nostra vita dignitosa, della nostra vita decente, della nostra dignità stessa. Ora, vedete, qualcuno, anche da parte indipendentista, ci ha criticati a volte dicendo sì, ma voi parlate dell'Austria, parlate della prima guerra, parlate della seconda, non guardate al presente. No, no, guardate che recuperare quella memoria significa recuperare la capacità di capire il presente. Se no, come fate a comprenderlo? All'inverso, il motivo per cui i poteri italiani a Trieste e su Trieste insistono con queste propagande così assurde e così grottesche è proprio per farci perdere il senso della realtà, farci perdere la memoria e disorientarci sul presente e non più sul passato. Perché è sul presente che loro hanno paura che riusciamo a rifondare in pieno il territorio libero di Trieste, ad affrancarci da questo loro guinzaglio, da questo collare che ci hanno messo anche psicologico con il nazionalismo e a trovare finalmente la nostra strada in Europa, il nostro sviluppo, quello che ci spetta e la nostra dignità. Queste manifestazioni che fanno quindi non sono innocue, diventano innocue nella misura in cui i triestini, come abbiamo visto, grazie a Dio, le lasciano cadere nel vuoto. O reagiscono, come hanno reagito i nostri confratelli su tirolesi e trentini, ci sono state delle manifestazioni anche nel Friuli già austriaco e nel goriziano, e qui a Trieste, come avete visto, noi abbiamo fatto due cose molto semplici e molto pacifiche. Abbiamo manifestato cioè la nostra opinione critica in maniera molto seria, molto fondata. Trovate in rete la nostra nota stampa, trovate in rete la lettera che abbiamo mandato al Presidente della Repubblica Italiana Mattarella come comandante in capo delle forze armate italiane,
facendogli presente che i suoi subordinati stavano facendo una cosa contraria alla verità, alla storia e all'onore militare, e abbiamo esposto sulla veranda della nostra sede qui in Piazza della Borsa, nel pieno centro città, una grande scritta. Cosa dice questa scritta che sta sollevando le ire degli estremisti nazionalisti e neofascisti? Dice: 24 maggio 1915, due punti, vergogna d'Italia. Ora è accaduto che questi estremisti abbiano cominciato a telefonare disperatamente in questura, prefettura, carabinieri e via di seguito, chiedendo che questa scritta fosse tolta, minacciando chissà che ritorsioni e violenze. Perché? Perché sanno che è la verità. Sanno che è la verità, sanno che questa opinione, che quel 24 maggio 1915, cioè la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, sia una vergogna per l'Italia, dell'Italia anzi, lo sanno che questa opinione è condivisa da almeno metà del popolo italiano. Quello che si rende conto di essere stato mandato al macello da una classe politica italiana, come sempre, cinica, rapace e corrotta. E sanno che questa semplice verità, in quella piccola frase, insomma piccola, è a caratteri cubitali veramente, ma è breve, diciamo, sulla veranda della nostra sede nel pieno centro città, è la prima volta che viene esposta e detta così, scritta in pubblico, dal 1918, motivo per cui sono semplicemente furibondi. Vorrebbero che togliessimo la scritta già oggi, stasera, che facessimo macchina indietro, che ci vergognassimo delle nostre opinioni, che rinunciassimo a quel diritto d'opinione che è garantito dalla stessa Costituzione italiana. Noi naturalmente non rinunciamo. Quella scritta riguarda questi giorni delle manifestazioni, naturalmente rimarrà per il tempo che riguarda le manifestazioni, non di più, perché poi ne abbiamo da mettere altre semplicemente noi, perché noi abbiamo paura di dire o di scrivere la verità pubblicamente. La toglieremo naturalmente quando riterremo di toglierla noi ragionevolmente, senza insistere a proporla oltre il suo tempo, ma senza toglierla prima del suo tempo. Perché vedete, a un certo punto basta. A un certo punto basta. Ci hanno aggredito e occupato nella prima guerra mondiale. Ci hanno imposto il nazionalismo e il fascismo, va bene, per 27 anni dopo. Ci hanno alleati con i nazisti. Hanno perseguitato le nostre parti di popolazione ebraica, slovena, croata e rom. Hanno perseguitato coloro di noi che non andavano d'accordo con le loro idee politiche e con il loro razzismo. Dopo che abbiamo tirato il fiato con il territorio libero e con il governo militare alleato, che era serio e corretto, con l'amministrazione italiana iniziata nel 1954, dopo un primo momento in cui rispettavano l'amministrazione provvisoria, hanno cominciato a fare di tutto per simulare la sovranità italiana. E pazienza questo, ma hanno usato questa simulazione per portarci via cantieri, fabbriche, lavoro, porto, tutto, compresa la memoria storica, compresa l'identità. E a un certo punto, scusate, basta, con la città che chiude, con la disoccupazione senza speranza, con un'Italia che è ormai in fallimento, quindi l'unica cosa che può fare per noi è tirarci a fondo con sé, adesso basta. Non ci proibiranno e non ci impediranno di scrivere fuori, di denunciare apertamente i loro comportamenti vergognosi. Se noi togliessimo oggi quella scritta, tradiremmo tutta la nostra gente che in questi ultimi 100 anni ha dovuto subire le angherie, le bugie, le violenze, le atrocità del nazionalismo e del neofascismo italiano. Adesso basta. Quella scritta rimane per il tempo che deve rimanere, noi non accettiamo minacce e non accettiamo pressioni. La dignità di noi triestini sta nella capacità di non accettare appunto queste minacce, queste pressioni, né altre più, di saper riconoscere e rivendicare correttamente i nostri diritti in maniera assolutamente pacifica, in maniera assolutamente gandhiana,
ma con altrettanta fermezza, perché se non incominciamo a mostrare questa fermezza, a mostrare coesione, a mostrare fiducia nella nostra capacità di fare le cose, saremo perduti. Ed essere perduti non significa essere perduti soltanto individualmente noi che magari abbiamo già una certa età, significa che saranno perduti i nostri figli, i nostri nipoti. Guardate oggi negli occhi i giovani a Trieste e pensate un momentino a quale futuro hanno davanti se non riusciamo a ricostituire il territorio libero in pieno, nella sua pienezza, e a far funzionare nella sua pienezza il portofranco internazionale. È questo che si sta giocando, il loro destino, il loro futuro. Tra quello che noi diciamo di serio, documentato ed importante col Movimento Trieste Libera e le sciocchezze che ci propinano i politici dei partiti italiani, i Cosolini, e le Serracchiani e tutti gli altri, no? Destinare il portofranco internazionale alla speculazione immobiliare dell'edilizia. Ma cose folli, cose come folli, è come avere una miniera d'oro e usarla come cesso per coltivarci le patate. Ora, queste cose bisogna cominciare a mettercele tutti quanti bene in testa, a dircele, a dirle chiare anche fra di noi, a dirle ai nostri vicini, ai nostri conoscenti, va bene, ai nostri compagni di lavoro, a dirle in famiglia, a discuterle, a farle capire a chi non le ha ancora comprese. Perché guardate che il tempo stringe. Potrebbe essere troppo tardi se non incominciamo a farlo subito, e a farlo subito con la dovuta energia, sempre pacifica, legalitaria e con la dovuta coesione. Non state inoltre ad aspettare che il Movimento Trieste Libera vi tolga le castagne dal fuoco. Partecipate, datevi da fare, contribuite in qualche modo, che in qualche modo sia dare un euro o 10 euro, o offrire tempo di lavoro, o fare propaganda in senso buono, pubblicizzare le idee e i documenti del Movimento Trieste Libera, che sono perfettamente fondati, a differenza dalle fantasie e dalle bugie che vi raccontano quegli altri. Tutto questo è importante. È importante che ognuno porti il suo granello, il suo mattone, grande e piccolo, alla costruzione che dobbiamo restaurare del territorio libero di Trieste, del porto franco internazionale di Trieste. Scusate, l'ho fatta un po' lunga con questa prima trasmissione, probabilmente vi sarete anche un po' stufati, ma l'indignazione è tanta, le cose da dire sono tantissime di più. Queste manifestazioni nazionalistiche di questi giorni accentuano l'indignazione, le minacce la accentuano ancora di più, ma accentuano ancora di più la nostra ferma determinazione di non mollare, di andare avanti per Trieste, per il futuro della nostra gente. Nostra gente che noi vediamo secondo un concetto non nazionalistico, la vediamo in tutte le sue componenti etniche, linguistiche, religiose. Siamo tutti triestini, siamo tutti quanti uguali e fratelli fra noi e fra gli altri popoli del mondo. Ma viva Dio, dobbiamo ritrovare la nostra dignità, la nostra forza, il senso di noi stessi. Ecco, scusate, spero che questa trasmissione non sia sembrata un comizio, non voleva esserlo, è solo lo sfogo dell'indignazione, delle cose che mi dicono il cuore e che mi sento dentro, spero le abbiate nel cuore e nella vostra sensibilità anche noi. Questa trasmissione si conclude, perché abbiamo già abusato della vostra pazienza, e riprenderemo naturalmente la rubrica La Voce di Trieste domattina con il commento di nuovo dei fatti del giorno. Ci occuperemo soprattutto delle questioni economiche e sociali, cercando di dimenticare questa parentesi orribile di manifestazioni nazionaliste che abbiamo vissuto in questi giorni. Questa trasmissione attualmente va in replica, come andrà ogni puntata, durante la giornata, in maniera che possa essere riascoltata da chiunque nell'orario che desidera. Grazie a tutti, quindi a risentirci domani 25 maggio 2015 con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, che è la nuova emittente radiofonica in rete del Movimento Trieste Libera.